Ciao a tutti ragazzi, come state? Guardate, guardate cosa mi hanno inviato per fare questo video. Sono delle luci a LED del marchio Pautix. Ok, vediamo, apriamo questa scatolina. Interessante! Ecco, e vengono così le luci sistemate, in questo modo. Ok, adesso troviamo nella scatola è un piccolo manuale, voi non dovete leggerlo, lo leggo io e vi informo di cosa si tratta. Ok, poi troviamo nella scatola, eccoci, troviamo un piccolo telecomandino. Okay, apriamolo. Già mi piace perché non sono semplice luce a LED. Se no, hanno anche il telecomandino, vuol dire una cosa più chic, no, più bella, più carina, cioè più semplice per noi, perché se io sto comodamente nel mio divano faccio luce per favore e la luce si attiva. Troviamo anche il cavo di alimentazione, poi il convertitore che va collegato alle strisce della LED. Ok, e poi va anche collegato alla corrente. Ok, dopo andiamo a vedere come funziona, ragazzi. Oh, sono contentissima. Sapete perché sono contenta? Perché mia figlia mi ha detto la scorsa volta che voleva queste luci a LED. Lei vuole illuminare tutto, capito? Vedo che gli piace quell'ambiente, perché in realtà è bellissimo, anche a me piace, c'è proprio una cosa romantica, non lo so. No, si vede proprio bello, elegante, e questo mi piace. Però ero così che ho detto, forse più avanti le compriamo. Però lo bello di questo, ragazzi, che mi è arrivato proprio la scatolina con questo marchio, ho detto va bene, un'opportunità per fare il video, bellissimo. E quindi adesso siamo qui a fare il video e a vedere come funziona queste luci a LED. Adesso vediamo come viene. Sono indecisa perché non lo so dove metterli, perché le vorrei mettere nella stanza di mia figlia, però anche li voglio nel salotto, però non lo so, aiutatemi! E quindi sono così che io che penso che non lo so dove metterlo, però adesso devo scegliere per forza perché devo finire questo video. Allora, inizieremo ad attaccare le luci a LED. Allora, c'è questa bobina qua. Adesso iniziamo e per vedere come viene. Io voglio vedere già il risultato, ragazzi. Sono incuriosita di questo. Ok, sono 10 metri? 10? A me mi hanno inviato queste luci a LED e sono di 10 metri. Ho visto che anche se voi non lo utilizzate tutta, potete tagliarla, quindi la potete utilizzare così. Molto interessante, perché magari lo spazio è piccolo e magari lo volete dividere e si può fare questa cosa. Ok, adesso io c'è qui, arriva così, guardate, nella parte di dietro c'è un adesivo, che con questo adesivo lo togliamo, l'adesivo si attacca sul muro e la nostra luce resterà ferma. Ok ragazzi, iniziamo a preparare la nostra striscia di LED per andarla a sistemare. E prendiamo il nostro convertitore. Il convertitore ha due cavi. Ok, una che serve per le luci a LED e l'altra, abbiamo detto, per la corrente. Ok, quindi andiamo a inserire e andiamo a metterlo in questo modo, facendo sempre attenzione perché sono delle cose delicate. Eccoci, aspetta. Ok, ecco, si sono attaccati, abbracciati. Ok, fatto con paura perché c'era dei gancetti così sottili e ho paura di romperlo, perché io sono così forte. Sono molto delicata, ragazzi. Ok, poi abbiamo detto l'altra punta che va collegata alla corrente.
si fa semplicemente così. Guardate che facile che è questa cosa, mamma mia. Andiamo subito a attaccarla, dai, accompagnatemi per favore, andiamo. Ok ragazzi, io l'ho attaccata alla corrente, io voglio vedere se questa cosa funziona o no. Ok, contiamo 1, 2, 3 e con il telecomando semplicemente faccio... Mamma mia, eh! Io adesso spengo le luci perché voglio vedere come si vede. Dai! Mamma mia, che bella! Ok, guardate com'è al buio. Adesso un click con il telecomando e... Voilà! Voglio dire, ma questa cosa, queste strisce a LED, mamma mia, hanno una potenza, ragazzi, proprio forte. Cioè, lo bello che se io voglio le luci più tenere, più romantica, diciamolo così, romantica, mi piace, li posso cambiare semplicemente con il gesto, con questo gesto, soltanto col telecomandino. Guardate quel telecomando, che carino, ci sono tante cose, tanti tasti che dopo andiamo a scoprire insieme. Ok, adesso dai, finiamo questo lavoro perché sennò restiamo qua a parlare e non va bene, dai. Ok, spegniamo la luce e poi iniziamo il lavoro. Ragazzi, un'altra cosa è, si può spegnere con il convertitore facendole qui. Un clic e si spegne la luce a LED. Bello. Nel convertitore troviamo un codice, un QR. Andiamo a scoprire a cosa serve. Eccoci. Andiamo a vedere. C'è un'app che devo scaricare. La vado a scaricare. Ok, apriamo. Qui dobbiamo creare un account e inserire una password. Ok, vado a crearla. So che siete curiosi di sapere cosa inserisco, ma no. Possiamo entrare all'app senza creare un account. E andiamo avanti, vediamo. Guardate, esce così. Una cosa che voglio dirvi, ragazzi, tutto questo in inglese, il mio inglese è proprio pessimo. Ok, completato, consenti. Che bello! Io adesso non lo so come funziona, ragazzi. Un po' di pazienza. Oh, l'ho spento! Oh, ho fatto questo! Vediamo insieme come funziona quest'app. Ok, qui troviamo l'effetto in dynamic, effetto, ci sono 3 effetti, come possiamo vedere. Possiamo, questo è il respiro 1, 2 e 3, ok? Come, lo mettiamo come noi vogliamo. Qui troviamo la luce calda, ok? Bianca e poi fredda, ok? Allora, solid, qui troviamo la luce solida e si può fare semplicemente questo gesto e la mettiamo la luce come vogliamo e qui la possiamo fare più forte, ecco. Music, musica. Allora, questo, come potete vedere, osservare, io parlo, lei si illumina perché ha il microfono acceso, quindi quando parlo, lei si illumina, o semplicemente al fare un gesto così. Un'altra volta, proviamo. O semplicemente mettendo la musica e si accende al ritmo della musica. Bello. Ok, questo è il microfono incorporato della luce, ok? Poi questo è il microfono del cellulare. Vedete, si illumina. Poi abbiamo qui la musica. Ok ragazzi, un'altra cosa che proprio mi è piaciuto e do un like a questa cosa è che troviamo il timer.
il timer e lo troviamo in l'app. Magari io lascio mezz'ora o un'ora, il tempo che io voglio. Io lo imposto qui nell'app e poi lui da solo, la luce si spegne da sola. Quindi non devo stare a pensare a spegnere la luce, capito? Adesso andiamo a attaccarlo sul soffitto. Ok ragazzi, ho deciso di attaccare il LED nel salotto, quindi adesso sto per finire di attaccarlo. Sto facendolo così. Alla verità è molto facile attaccarlo, è proprio un adesivo proprio potente, forte, bello forte. Questo mi piace perché almeno così durerà, cioè non cadrà. Ok, finisco e poi continuiamo. Siete pronti per vedere come sono venute le luci? 1, 2, 3! Ta-da! Bellissimo! Anche a te è piaciuto, vero? Sì, sì. E potete vedere, ho lasciato proprio un filino di luce, mamma mia, un tocco molto bello ed elegante. Capito? E adesso proviamo a fare, guardate, dai, non è bello? È bellissimo. Ok, possiamo metterlo come noi vogliamo. Oh mamma mia, questa è fredda, mamma mia, bellissima proprio. Ok, al più calda, e il tasto auto che fa questo effetto. Ok, oddio mio. Schiacciamo il tasto W, vediamo cosa viene fuori. Ecco, è passata dalla fredda alla temperatura calda. E c'è il tasto CW, immagino che la fredda, la temperatura fredda. Ecco, è passata alla temperatura fredda. Ah, c'è il tasto anche della musica. E allora, quando io parlo, si attiva il LED. O magari sì, ho la musica e va al ritmo della musica. Che bello. Ok, ci sono tante belle cose da imparare, ragazzi. Io oggi ho imparato un sacco di cose insieme a voi. A me personalmente, come esperienza mia, mi è piaciuto un sacco queste luci a LED. Le vedo molto belle e poi un tocco molto, gli dà un tocco alla casa molto elegante, un'atmosfera molto bella, proprio bella. Per niente ragazzi, per me è piaciuto un sacco, un sacco, un sacco. Io le consiglio e poi vi lascerò il link qua giù. Io spero esserci stata molto utile in questo video e spero che alcune delle persone magari avevano un po' di dubbio di come erano queste luci. Adesso con questo bel video potete sapere più o meno come sono fatte, come si vedono già installate in casa. Spero esserci stata utile. Io spero un like da parte vostra. Condividete questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Tanti baci e abbracci. Vi bravi ragazzi. Ciao. Luce gialla, calda, luce calda. Oh sì, un'opera così rilassante, tutta per me. Oh, che bello, ragazzi.